Pensavo che qui Giulia riposasse in pace. Ora è il luogo dove è sepolta. Forse tra poco ci sarò anch'io. Ma non rimarrà niente di noi. Sarà il posto dove gli altri verranno a ricordare il passato. Un'altra bambina fantasma che mi segue. Scusa se ci ho messo tanto, Giulia. Stai bene? Non lo so. Ero così ubriaco. Lo eravamo tutti e due. Ci stavamo baciando e poi sono caduto in acqua. Quando sono risalito, se n'era andata. Ti ha spinto? No, ma va. Te l'ho detto, ero ubriachissimo e ho perso l'equilibrio. Però non capisco perché se n'è andata. Qualcosa deve averla spaventata. Già, il tuo cadavere che fluttuava in aria. E cosa? Lascia stare. Magari rimpiangi la stazione di polizia, vero? Tante storie solo per una torcia. Abbassa la voce. Io non ti vedo e noi non stiamo parlando. Chiaro? Questo posto è pieno di gente come te. E non... voglio che mi scopra. E anche noi siamo persone. Il diario dice che qui c'è stato un omicidio. Io vedo solo foglie secche e fango. Era una falsa pista? Non può essere. Se no, che faccio? Lascia fare a me. Scusa, hai visto dei poliziotti qui in giro qualche settimana fa? Non da vicino. Penso abbiano scoperto qualcosa qui dietro, ma non ci giurerei. Certo, con tutti gli indizi che ci sono qui.
Credo che fosse a riva. Sai niente di un omicidio avvenuto qui intorno? C'era una cosa che galleggiava vicino al suo corpo. Credo sia finita in quei cespugli laggiù. Vedo niente. Joy, aiutami a recuperare una cosa in quei cespugli. Ok. Ci sfugge qualcosa. Dobbiamo combinare gli indizi in un altro modo. Non so se è importante, ma non ho trovato altro. Un attimo. Ha un'aria familiare. Devo risalire il fiume e scoprire com'è morta. Meglio che lo dica a Joy. Se il suo corpo è arrivato fin qui, devono averla uccisa da un'altra parte. Ma dove? Miglia di fiume. Farei prima a cercare un ago in un pagliaio. O in una pila di aghi, piena di fantasmi. Se solo potessi chiederlo a lei, a Sofia. Cazzo, forse possiamo. Quello è il fantasma che mi seguiva. Quella ragazzina non mi lasciava in pace. E lei è quella nella foto. Dannazione, la vuoi smettere? Aspetta, non lasciarmi qui con loro. Sì, parlava con quel poliziotto. Ehi, mi serve il tuo aiuto. Dalle una possibilità. Non chiedo altro. Può aiutarci tutti. Hai sentito? Certo che l'ho sentito. Demoni in arrivo. Dai, non è così difficile. Allora vieni qui e provi. A chi è venuta questa idea? Se non altro, avrò qualcosa da raccontare. È davvero così pesante? Avrei dovuto portare un piede di porco. Certo.
Ehi, non so cosa stai facendo, però... Finalmente! Era ora che mandassero qualcuno. Scusa, ma credo ci sia un errore. Chi stai aspettando? Chi si occupa di questo posto? Insomma, guardati intorno. Non sono solo un mucchio di pietre, sono dei monumenti. Forse non importerà a nessuno, ma io mi rifiuto di lasciare che la mia tomba vada in malora. Mi rifiuto di essere dimenticata. Va bene. Beh, allora, buona fortuna. Questa è la parte più antica del cimitero e risale al 1660. È prima o dopo la caccia alle streghe? Ottima domanda. Avete sentito tutti? La signorina mi ha chiesto se questa parte è stata costruita prima o dopo la caccia alle streghe. In realtà, questo cimitero è piuttosto antico e ehi, fu amica, costruito qualche decennio prima. Ora, puoi dirlo continuiamo forte. A camminare. Facevo il macellaio prima che questa stronza seguire. Iniziasse a ficcare il naso dove non doveva. Un sacco di gente veniva a comprare nel mio negozio. Ho vinto tanti di quei premi che non avevo più spazio per appenderli. Poi suo figlio scompare e io vengo condannato a morte. Fammi indovinare, l'hai ucciso tu? Non sono stato io. Io non li uccido mai. L'ho dato in pasto ai maiali. La tormenterai per il resto dei suoi giorni. E poi? Facile. Le chiederò che sapore aveva suo figlio. La cosa bella dei maiali è che a seconda di quello che mangiano hanno un sapore diverso. Credo che là fuori ci sia un posto speciale per i mostri come te. Di chi è quella mano? Ah, sì. Un piccolo sacrificio in nome della scienza. Un sacrificio umano? Altro che scienza. È voodoo questo. Sì, in effetti certi potrebbero fraintendere, ma solo perché non colgono il vero scopo della scienza. Capire il mondo che ci circonda e le forze che lo governano. La ricerca ha degli aspetti controversi. Ma non è una buona ragione per lasciar perdere. E poi, ora ho tanti di quei campioni. Hai usato questa gente per i tuoi esperimenti? La maggior parte di loro sarebbe morta comunque. Ho salvato chi ho potuto. Gli altri sono serviti a qualcosa. Erano persone, non delle cavie. Non posso negarlo. Ora però, se vuoi scusarmi, ho molto da fare. Lasciami in pace, sto lavorando. Senti, sono dalla tua parte, vorrei solo farti delle domande. Perché tutti gli altri fantasmi si teletrasportano e io no? Devo capire come si fa.
Puoi aspettare un attimo? In diretta per voi da Salem, Massachusetts, una città dalla storia travagliata e proprio per questo piena zeppa di spettri. Quante anime tormentate. Stai ferma. Sono dalla tua parte. Sto tentando di capire chi ti ha ucciso. Sì, sì, sono un poliziotto. Cavolo. Non stai cercando di scappare. Vuoi farmi vedere qualcosa? Lo sapevo. Il killer della campana. Ma perché si è dato tanto da fare per ucciderti in questo modo? Ehi, è tutto ok? Puoi uscire dall'acqua ora. Bene, forza. Sono con te. So di che patto parli! Ti prego, smettila! Che diavolo è? Un patto? Di quale patto parlava? È il ricordo del tuo omicidio. Sei troppo giovane per questo. Ah!
quel simbolo. Non voglio morire, fermati! Per favore! No! Prego! No! No, 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 no! 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 Quello che ha tracciato. Il suo simbolo deve avere un significato. Basta, fermati! Beh, qui ho finito. Meglio che torni da Joy. Ronan, ho sentito gridare. Per fortuna stai bene. Beh, sì, sono sempre morta. Dimmi che hai scoperto qualcosa. Sì, il killer della campana ha affogato la ragazzina nel lago e poi la corrente ha trascinato il corpo a valle. Allora mia madre aveva ragione, è stato il killer della campana. Hai scoperto niente su di lei? Un frammento di memoria, magari? No, mi dispiace. E per fortuna non hai visto cosa ha fatto quella ragazzina. È un vero sadico. Però c'è una cosa che non capisco. Prima di ucciderla continuava a chiederle di un patto. Un patto? Non mi sembra di aver trovato nulla su un patto. Però aspetta. Un altro caso, una vittima del killer della campana ancora viva. Iris Campbell. È affetta da schizofrenia paranoica, balbetta frasi senza senso su una persecuzione e un patto. Ancora questa storia del patto. Dice anche dov'è? C'è scritto Lux Eterna. Sarà il nome di un posto? Sì. Lux Eterna è l'ospedale psichiatrico. Fantastico. Allora, ci andiamo? Tu vai avanti, io... devo andare... a trovare qualcuno. Ah. Allora ci vediamo al manicomio. Un incubo peggiore di questo. Presto. Presto saremo di nuovo insieme. Mi dispiace, Giulia. Ho brutte notizie. Non preoccuparti, Rex, lo sa.